esageriamo troppo, dai. No, quello che c'è. Un'intesa molto bella tra di voi che avevamo già visto ovviamente qualche tempo fa quando insomma sei stato suo ospite e secondo, la cosa più interessante di quello che succederà stasera è che canterai un brano che diciamo in cui ti c'è praticamente in parte un tuo manifesto, no? Perché quando si parla di un Assolutamente. guerriero senza patria, senza spada e soprattutto senza spada si sta parlando nettamente di te, o sbaglio? Sono d'accordo, assolutamente. Anche senza patria, perché ultimamente poi sono sempre più senza una vera casa, tra virgolette, no? Nel senso che giro sempre ovunque. Ho vissuto più in hotel ultimamente che a casa, quindi probabilmente anche senza una patria. Però sì, ma in generale tutto il testo sono tutte parole che condivido appieno e tutte quante hanno un peso specifico veramente, veramente importante. È una canzone incredibile, cioè davvero sono anche emozionato a cantare una canzone così perché è davvero qualcosa di incredibile. Certo, c'è E anche una dai, forma di devo. responsabilità perché insomma stiamo parlando di un brano di un artista enorme e quindi, però io vedo che l'hai veramente abbracciato con grande rispetto e con entusiasmo, che è la cosa più importante, da fare. Beh, sì, assolutamente, l'entusiasmo sempre. Voglio godermelo questo momento sul palco e voglio divertirmi. Ieri l'ho fatto e stasera lo farò ancora di più perché sono contento del pezzo e sono consapevole, insomma, che sarà un bel momento in generale per la musica perché poi comunque credo che Bertoli, tra l'altro, non sia mai stato cantato a Sanremo, quindi sono contentissimo per, insomma, dare questo spazio alla sua voce, alle sue parole. Fantastico, fantastico. Tra l'altro, questo brano è, per chi non lo conoscesse, ma dubito, però per i pochi che non lo conoscono, è chiaramente un manifesto di un atto di libertà che si rispecchia poi che, tanto anche in quello che canti in farfalle, no? Nel senso che è un brano dove, anche se vai a vedere il videoclip, che tra l'altro complimenti perché è veramente una bella produzione, ti ha fatto un bel lavoro, Grazie. cioè, proprio, si racconta un po' questo, no? Questo desiderio di svincolarsi in qualche modo dalle costrizioni ed essere liberi, di testa Esatto, soprattutto. esattamente, esattamente. Quello è insomma la cosa più importante, soprattutto è il poterlo fare sul palco, no? Cantando le proprie canzoni. Ed è quello che dice Bertoli, no? Canterò le mie canzoni per la strada e poi alla fine del ritornello così potrò dire che i miei giorni li ho vissuti. E questa è la cosa bella, è la cosa che più mi preme in questo Sanremo. Sì, Io sì, sono sì. Saremo pieni di messaggi e questo è importante, no? Perché poi tu hai sempre detto fin dall'inizio che questo Sanremo sarebbe stato rivelatore un po' di te al 200%, no? Quindi quando vai a cantare questa cover non stai cantando una cover, stai cantando anche con farfalle, stai raccontando chi sei, dai. Questa cosa non è così assolutamente, comune, eh. poi comunque sto anche scoprendo in qualche modo un lato che di me magari è rimasto un po', ne parlavamo anche quando ti ricordi, eravamo alla presentazione qualche mese fa che ti dicevo appunto che c'è un altro lato di me che io ho già fatto in qualche modo vedere, ma che forse è passato inosservato, probabilmente un po' oscurato dalle grandi hit, no, di successo, che è una cosa che succede comunque a tanti artisti ed è successa, penso anche in passato, anche ai più grandi, no? Che poi ti ricordano per quella cosa lì e tutto il resto viene un po' meno, no? Io invece con questa cover voglio esprimere anche un altro mondo e far vedere a tutti che esiste. Si percepirà ancora di più quella cosa lì. E Bello. sono contento di questo. Poi Farfalle chiaramente è uno dei tanti mondi che ci sono dentro al disco e io cioè proprio autocritico penso che non sia nemmeno il pezzo più forte del disco e infatti Oh.
No, no, ma assolutamente. Io sono consapevole della canzone che ho portato, cioè nel disco ci sono pezzi veramente molto più belli e che in confronto sono incredibili. Però la mia gara non era portare la canzone più bella che avevo, era vincere una sfida con me stesso. E per le canzoni belle ho un disco che uscirà e tutte le persone che vorranno ascoltarlo. È lì, quindi. No, vedo, cioè, so che sei una persona modesta, però ti devo dire anche che è il terzo brano più ascoltato di ieri in Italia su Spotify, Farfalle, quindi direi che ci è piaciuto. Sì, no, no, fortunatamente non è andata male, ecco. No, direi proprio di no. Una partenza molto, molto importante. Quindi direi che diamo al tempo poi la possibilità, perché insomma, io sto leggendo tantissime opinioni ed è un brano che anche sui più scettici, che non ti conoscevano solo per pochissime canzoni, stanno iniziando a cambiare idea. E questa cosa mi piace molto. Sono molto curioso di vedere cosa accadrà. E stasera ancora di più. Infatti. Ascolta, prima di salutarci, ti volevo chiedere una roba. Noi facciamo, intanto mi è capitato di fare questo giochino in cui ti dico un sentimento piuttosto comune e se mi Ok. racconti se a Sanremo l'hai vissuto o se di recente l'hai vissuto, ok? Se vuoi dirmelo, se no andiamo oltre, va bene? Allora, il primo sentimento è sorpresa. Beh, la sorpresa, forse più bella è poter vedere il pubblico finalmente, dopo tanto tempo. Cioè, prima del festival era un po' in forse, no? Non sapevamo, bene cosa sarebbe successo. E invece, fortunatamente, adesso saliamo sul palco e abbiamo il pubblico che ci guarda e che anima un po' la sala, perché poi è ovvio che è bello anche poter cantare alle persone a casa che ti guardano dalla tele, chiaramente. Però avere il pubblico che riempie lo studio è più figo, Sì, molto sì, sì. bello. Infatti sia tu che altri artisti hanno abbracciato moltissimo il pubblico, no? Virtualmente, ovviamente, però la situazione, come sempre, siete scesi, c'è molto movimento, c'è una dimensione che Sì, onestamente l'anno scorso bellissimo, non c'era. infatti, sì. Vedo che c'è proprio anche ieri, ho visto Cremonini super vicino al pubblico, ballavano. Finalmente, direi, veramente. Finalmente, questa è Avevamo la parola bisogno. giusta. Il secondo sentimento è della gioia. Immagino che possa c'entrare anche quello che mi hai detto prima, però sicuramente c'è stato un altro momento molto gioioso di questi giorni o insomma nell'ultimo periodo. Beh, ma quando salgo sul palco sempre, ieri sera soprattutto, ieri sera sono salito sul palco e mi sono divertito tantissimo. E un'altra cosa che mi mette tanta gioia è poter essere comunque in una località così bella, vicino al mare, puoi uscire da casa e andarti a fare una passeggiata e sentire insomma l'aria del mare, una cosa veramente, a proposito di boccata d'aria e di ossigeno, Sì. Ti sei fatto veramente pure un figo. bagnetto, visto? Mezzo Eh sì, mezzo, bagnetto, mezzo. come gli anziani, mezzo Esatto, bagnetto. esatto. Dai, però ci sta. Anche se l'acqua è fredda, chi se ne frega, hai fatto benissimo. Guarda, io so che il tempo a nostra disposizione è finito, quindi parlerei un'altra ora con te, ma so che c'è tantissime, tantissime cose da Piacerebbe fare. anche a me, ma ci sono tante cose Noi da ci fare. vediamo, ti vedremo stasera, non vediamo l'ora. Insomma, complimenti per tutto e grazie per questa chiacchierata. Grazie a te, grazie mille a loro che ci hanno seguito. Grazie, Fe. Votate stasera, spacchiamo tutto. Votate. Un abbraccio, Ciao, Sancho. un abbraccione. Ciao, ciao. Ciao a tutti, ciao, grazie, ciao ciao.